È vero che la squadra oggi è entrata un po' molle in campo, secondo me, però non direi debole dal punto di vista mentale, ma di fatto è quello che ha detto lei. C'è una grande diversità fra casa e trasferta, possiamo metterci a dire tante cose rispetto a questo, ma di fatto è successo quello che ha detto lei. Io cercherò di fare in modo, e il mio lavoro quotidiano è teso a fare in modo che fra qualche partita e fra un po' di tempo nessuno possa rifarmi questa domanda allo stesso modo. Per quasi tutto il primo tempo noi non avevamo le misure giuste per affrontare questa partita qua, che puoi risolvere solo vincendo alcuni duelli individuali, cosa che non c'è riuscita. E quindi da quel punto di vista si sono creati i presupposti per i gol e i gol. Dall'altra parte, non abbiamo rinunciato a cercare di far male alla Lazio, abbiamo provato a far male alla Lazio e devo dirle ad esempio che io sono molto contento della prestazione di Jasi, di Nzola, dello stesso Ellerston, là davanti non hanno fatto male e dal mio punto di vista, al di là della sconfitta, un gol ce lo saremmo meritati. Tu prendi dopo 50 secondi un rigore perché l'uscita è... Perdi il contrasto, non esci in maniera aggressiva lì e nel rigore Ampadu viene ammonito, che è poi il presupposto per cui Ampadu non esce forte su Zaccagni nell'occasione del primo gol e lo lascia entrare dentro il campo, poi l'azione prosegue. Insomma, ci sono delle cose che si innescano una con l'altra. Dopo il rigore potevamo andare in vantaggio, e quello sicuramente che poteva cambiare tanto sulla partita, ma dopo aver preso questi primo e secondo gol era difficile da girare la partita dopo. Dobbiamo prendere ogni partita dopo l'altra, prima di tutto dobbiamo pensare a Monza questa domenica e fare meglio fuori casa e speriamo portare già punti perché è quello che ci serve. Sappiamo che l'aiuto dei tifosi a casa cambia tanto per noi, ma già c'è la partita prima a Monza dove dobbiamo già concentrare un po' di più.